Abbiamo approvato in via definitiva i due decreti legislativi in materia di resolution bancaria, stavolta sul serio, mi sia consentito di dirlo, questa volta l'approvazione è definitiva. Poi abbiamo approvato una serie di decreti legislativi attuativi di direttive europee, che adesso vanno alle Camere per i pareri delle commissioni parlamentari, tra cui alcuni molto importanti, di cui poi parlerà il Ministro Orlando, riguardanti gli accordi quadro di reciproco riconoscimento in una serie di materie rilevanti. Abbiamo anche, sempre in questa serie di decreti legislativi attuativi di direttive, in particolare approvato un decreto, sempre in esame preliminare, che riguarda la misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, quindi banda ultralarga, che si inserisce bene nel piano banda ultralarga del governo, che adesso viene poi attuato attraverso gli stanziamenti che a questo riguardo ha fatto il CIPE nell'agosto scorso. E poi un disegno di legge molto importante, con disposizioni di contrasto ai fenomeni di lavoro nero e sfruttamento del lavoro in agricoltura, in sintesi contrasto al caporalato, su questo interverranno sia il Ministro Martina che il Ministro Orlando, e infine due decreti legislativi che fanno una grande operazione di depenalizzazione di una serie di reati minori, che ha un impatto importantissimo in termini di snellezza delle procedure della giustizia e di certezza del diritto, e su questo poi darò la parola al Ministro Orlando. Forse possiamo cominciare dal disegno di legge sul caporalato. Vuoi cominciare tu, Maurizio? Volentieri, intanto ringraziando di cuore il Governo tutto per l'attenzione, in particolare per il lavoro congiunto che abbiamo istruito tanto col Ministro Orlando quanto con il Ministro Poletti. Come sapete, da tempo noi siamo impegnati in maniera straordinaria con azioni di contrasto al fenomeno del caporalato e del lavoro nero, in particolare nel settore agricolo. Abbiamo molto lavorato in queste settimane, in particolare sul versante del rafforzamento dei controlli. Oggi facciamo un passo in avanti cruciale nella presentazione di questo disegno di legge, che io mi auguro possa essere rapidamente approvato dal Parlamento, e credo che ci siano tutte le condizioni perché ciò accada, data la grande sensibilità e attenzione che c'è sul tema. È un provvedimento organico che ci consente di rafforzare tutti gli strumenti di contrasto al caporalato e al lavoro nero, in particolare nel settore agricolo. Non mi soffermo sugli elementi, sugli strumenti penali, sull'inasprimento degli strumenti penali, perché ovviamente ne parlerà il Ministro Orlando. Io mi soffermo semplicemente a richiamare la vostra attenzione sul fatto che questo disegno di legge rafforza la scommessa che noi abbiamo fatto sulla rete del lavoro agricolo di qualità, che è uno strumento che abbiamo voluto insistentemente nel novembre del 2014 come sperimentazione unica in Europa, in particolare proprio sul nostro territorio nazionale, con un grande coinvolgimento delle imprese e delle associazioni sindacali. Rafforziamo la rete del lavoro agricolo di qualità, così come ci è stato richiesto, giustamente dico io, da tante realtà sindacali e non solo, in particolare consentendo alla rete di perfezionare rapidamente dei patti di lavoro con alcuni soggetti cruciali dei territori, penso agli sportelli unici, penso ai servizi per l'impiego, agli enti bilaterali e a diverse altre realtà che sono fondamentali nella gestione coordinata, in particolare della manodopera di diversi settori dell'esperienza agricola italiana. Istituiamo per la prima volta la possibilità, anzi l'attivazione di un piano di interventi coordinato per l'accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali, altro punto cruciale per la corretta gestione di questo fenomeno. E poi, come dicevo prima,
c'è un pacchetto di norme di rafforzamento sul versante penale che abbiamo concepito in particolare grazie al Ministro Orlando, per cui mi pare che siamo sulla strada giusta e concreta di una innovazione legislativa necessaria su un fenomeno che ovviamente ha una radice antica, ahimè, nel nostro Paese, ma che noi vogliamo assolutamente debellare con il massimo della determinazione possibile. Grazie Maurizio. Andrea, la parola a te. A questo punto Caporalato, ma anche poi gli altri provvedimenti di tua iniziativa. Grazie Claudio. Le norme repressive che riguardano il caporalato sono così sintetizzabili. Viene prevista l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza di reato, quando c'è questo tipo di reato, la confisca dei beni prodotti e degli utili che si realizzano attraverso questo tipo di attività, quindi non soltanto viene colpito chi recluta il lavoro, ma anche chi in qualche modo ne trae profitto, viene colpita l'intermediazione illecita che è in qualche modo la cooperazione a questo tipo di attività, quindi anche diciamo chi non direttamente fa questo tipo di reclutamento. Viene introdotto un elemento di responsabilità in solido nei confronti delle aziende, quindi i destinatari delle sanzioni non sono più soltanto i soggetti che commettono il delitto, ma sono anche le società che traggono vantaggio da questo tipo di attività. Ed infine, non meno importante, l'indennizzo delle vittime di questo tipo di attività. Vorrei soltanto fare una piccola sottolineatura. Io credo che sia davvero un provvedimento molto importante, perché elimina una piaga che per tanti anni avevamo pensato fosse stata eliminata nel nostro Paese. Vorrei ricordare che grandi personaggi della storia del movimento operaio e contadino hanno dedicato una parte importante della loro vita contro questo fenomeno, ma stiamo parlando di oltre un secolo fa, stiamo parlando di Giuseppe Di Vittorio. Oggi ritrovare questa piaga in questa fase storica ci apre, diciamo, uno squarcio inquietante contro il quale io credo abbiamo fatto bene ad intervenire e intervenire con nettezza. Per quanto riguarda la seconda tranche, diciamo, degli interventi che riguardano l'ambito giustizia, vorrei richiedere una particolare attenzione a un tema che rischia un po' di passare in secondo piano nella congerie di provvedimenti che oggi sono stati varati. Mi riferisco al fatto che noi avevamo una serie di accordi, una serie di atti europei che avevano dal 2001, dal 2002 al 2009, avevano sostanzialmente costruito una giurisdizione europea. Cioè ci avevano detto quello che decide un giudice italiano deve essere riconosciuto in automatico da un giudice francese, tedesco, inglese. Ecco, da allora noi non abbiamo dato mai attuazione a questa normativa. Oggi, con questi insieme di interventi, abbiamo fatto esattamente questo. Oggi la pronuncia di un tribunale italiano, l'ordinanza di un giudice italiano, l'intervento di qualunque altra natura, cioè un elenco cospicuo di questo tipo di atti, viene riconosciuto anche da gli altri giudici europei e viceversa. E la cosa molto importante è che per la prima volta si prevedono squadre investigative multinazionali, cioè rispetto ad un reato non c'è più la cooperazione tra i singoli uffici, ma c'è la costruzione di squadre investigative fatte da magistrati di più paesi. E questo naturalmente comprenderete com'è importante in una fase in cui c'è la minaccia del terrorismo internazionale e com'è importante anche nel momento in cui le grandi organizzazioni criminali assumono una dimensione sempre più sovranazionale. L'altro ed ultimo tema riguarda l'intervento sulla depenalizzazione. Io qui vorrei sintetizzare molto la cosa dicendo, partendo da un presupposto. Noi abbiamo un diritto penale praticamente ormai sconfinato, nel senso che neppure il più eccellente dei penalisti sa esattamente quant'è il numero dei reati previsti dal nostro ordinamento. Si parla di oltre 50.000, ma diciamo, stiamo a stime ipotetiche.
Noi abbiamo fatto un'operazione che è abbastanza semplice da spiegare. Tutto quello che alla fine finisce, ed è previsto dal nostro ordinamento, finisce con una multa, anziché farlo passare attraverso un processo penale, lo facciamo passare attraverso un'attività amministrativa. Cioè nel nostro ordinamento ci sono reati che alla fine sono puniti con una multa, anziché fare 3 gradi di giudizio, sostanzialmente si utilizzi la leva amministrativa o quella civile. Questa operazione ha 2 ricadute positive, una naturalmente quella di decongestionare gli uffici, ma anche dal punto di vista economico ha 2 ricadute positive. La prima riguarda naturalmente il risparmio che si realizza a perseguire reati che spesso vengono fatti prescrivere, perché essendo di minore entità in procure che devono occuparsi di cose molto importanti, vengono messi in un cassetto e inevitabilmente si prescrivono. Il secondo riguarda il fatto che anche quando questi reati vengono poi perseguiti, si arriva ad una condanna che, essendo una condanna penale, è soggetta alla sospensione condizionale della pena. Quindi chi viene condannato a quella multa in sostanza non la paga, perché se non è recidivo quella multa non la paga. Invece attraverso il passaggio all'amministrativo è chiaro che quella sanzione si realizzerà e quindi quell'illecito sarà effettivamente sanzionato. Quindi non vorrei che qualcuno racconti che noi stiamo rendendo meno duro, diciamo, il modo di intervenire dello Stato su questo tipo di illeciti. In verità noi per la prima volta facciamo pagare delle sanzioni effettivamente per questo tipo di illecito, che fino a qui non sono state mai sanzionate, perché c'era questo meccanismo che ho ricordato. In questo criterio generale, cioè tutte le multe combinate attraverso il processo penale vengono trasformate in illecito amministrativo, abbiamo introdotto alcune eccezioni e non marginali, come vedrete, perché riguardano campi che, diciamo così, per la particolare rilevanza del bene giuridico tutelato, era opportuno non fossero interessate da questo intervento, cioè l'edilizia e l'urbanistica, l'ambiente e il territorio e il paesaggio, gli alimenti e le bevande, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza pubblica, i giochi d'azzardo e le scommesse, le armi e gli esplosivi, le elezioni e il finanziamento ai partiti, la proprietà intellettuale ed industriale. Queste sono aree che non sono interessate da questo tipo di intervento. Abbiamo lasciato aperta una finestra per una riflessione per il Parlamento per quanto riguarda un tema caldo, che però non è affrontato in questo testo, che riguarda la questione del reato di immigrazione clandestina, che resta sulla base del testo che viene mandato alle commissioni. Questo è il senso, in estrema sintesi, dell'intervento che abbiamo realizzato, che confidiamo sia in grado di alleggerire le procure, di ridurre il numero delle prescrizioni e contemporaneamente di produrre anche gettito per lo Stato e contenere anche la spesa spesso improduttiva che si realizza appunto allorquando si apre un fascicolo e questo fascicolo, ahimè, non riesce a diventare mai poi una condanna finale. Grazie. Grazie Andrea. Ci sono interventi? Prego. Luca Policoni, Rai News 24, sia al sottosegretario che al ministro Martina, perché riguarda il Post Expo, abbiamo sentito i 150 milioni. Il discorso del governo di entrare nella società di gestione dell'area, come va avanti e in che modo va avanti, questo volevo sapere. Maurizio. Confermo che va avanti, questa allocazione di risorse servirà anche a questo. Come vedete la dotazione è più alta e consistente di quanto originariamente in qualche modo si era abbozzato, e confermo che si va avanti nell'interesse di un'intesa tra istituzioni, comune, regione e governo, che insieme devono risolvere anche quel nodo che ci è stato posto, in particolare dagli enti locali. No, non ancora, ma stiamo lavorando con i tecnici delle 2 istituzioni proprio per perfezionare bene anche questo percorso. Grazie, c'è un'altra domanda. Sì, buongiorno. Sto qui. Prego. Volevo chiedere a lei se sono stati approvati questi 2 decreti legislativi sulle crisi degli enti creditizi, questa volta definitivamente. Grazie. Sì, questa volta definitivamente, lei ha ragione. Bene, prego.
Domenico Giovinazzo, EUNews. Volevo chiedere al Ministro Martina, facendo un po' una digressione dai temi che sono stati trattati finora, ieri il commissario europeo Andriukaitis per la salute e la sicurezza alimentare ha detto che non ci dovrà essere nessun rallentamento nel piano di eradicazione degli ulivi in Puglia per risolvere il problema della xylella. Alla luce di quello studio che la trasmissione di Italia 1 le ha anche fatto conoscere, il governo intende premere sulla Commissione europea perché torni indietro su questa decisione e prenda tempo in attesa di valutare questo studio? Dunque, noi siamo impegnati, come sapete, nel quadro di un piano straordinario d'emergenza che per noi è la linea fondamentale di riferimento per il contrasto di questo fenomeno molto complicato. Voglio ricordare che siamo di fronte alla prima emergenza fitosanitaria di questo Paese con una consistenza, una radicalità molto elevata. Quindi non ci discostiamo da questo piano. Lunedì a Bruxelles incontrerò il commissario, faremo il punto su tutta la situazione. Dico anche, prendo questa occasione per dire che nelle prossime ore, accanto diciamo alle fasi più delicate dell'attuazione di questo piano, in particolare appunto le eradicazioni, si svilupperà tutto il fronte della ricerca. Stiamo lavorando tantissimo sia a livello nazionale che a livello regionale. Nelle prossime ore siamo nelle condizioni di fare un passo in avanti molto consistente con la presentazione di un piano ricerca che ha una consistenza e una profondità molto robusta e dei finanziamenti adeguati per un caso così particolare. Io penso che di fronte a un'emergenza come questa bisogna avere la capacità di tenere il metodo e i tempi che ci siamo dati e di coordinare al meglio tutte le istituzioni che sono preposte all'intervento. Non è semplice, non lo nego, e però soluzioni semplici qui non ce ne sono. Bisogna costruire passo passo, con fatica, una capacità di intervento delle istituzioni locali e delle istituzioni in generale che sia all'altezza di un fenomeno che non avevamo mai visto con questa radicalità, per cui andiamo avanti col piano. Prego. Io sono Simone Canettieri del Messaggero. Una domanda, sottosegretario, per quanto riguarda il Giubileo. I 200 milioni formalmente da chi verranno gestiti? Le spiego perché oggi noi abbiamo pubblicato proprio la relazione di Gabrielli che in merito agli uffici capitolini dice che nonostante sia quasi passata da un anno mafia capitale ci sono ancora insomma diversi problemi nella gestione della macchina amministrativa. Ora arriva questo finanziamento importante, tanto atteso, eccetera, eccetera. Formalmente chi lo gestirà? Ci sarà una struttura che farà capo al governo o ci penserà il comune o il prefetto? Beh, faccio presente che l'attuale commissario al comune di Roma è espressione del governo, quindi saranno messi a disposizione il commissario. Attenzione però, nei 200 ci sono anche una parte di finanziamenti che invece saranno messi a disposizione della regione per esempio potenziare il trasporto Roma-Fiumicino, che è uno degli snodi chiave, quindi saranno messi a disposizione delle istituzioni locali. Le istituzioni locali in questo momento sono la regione, sono il comune nella veste del commissario messo al comune dal governo. Prego. Buongiorno, Simone Olleni dell'Agenzia Agi. Ho due domande per il Ministro Orlando. Dalla sua esposizione mi sembra di aver capito che il reato di immigrazione clandestina non è contemplato nel decreto che avete approvato oggi. Lei ha parlato di una finestra per una riflessione del Parlamento su questo punto. Cosa vuol dire dal punto di vista tecnico? C'è un riferimento in questo decreto a questo reato specifico? Le faccio anche la seconda domanda.
il Presidente del Consiglio prima ha fatto un accenno all'inchiesta che è in corso e che riguarda, lei si è detto anche preoccupato nelle scorse ore, anche un magistrato del Tribunale di Napoli. Lei è titolare dell'azione disciplinare, i suoi uffici hanno avviato in qualche modo accertamento, ha dato mandato ai suoi uffici di verificare anche loro la situazione. Grazie. Dunque, la prima questione è semplice. Noi questo reato non è depenalizzato, però la mia è una considerazione politica. Immaginiamo che nelle commissioni si svilupperà una discussione e siccome questo è uno schema preliminare, credo che questa discussione sarà importante rispetto alla decisione finale che assumerà poi il Governo in ordine alla stesura definitiva di questo decreto, quindi non c'è nessun riferimento, diciamo. C'è semplicemente una previsione politica che io faccio e che ritengo sia anche abbastanza facile. La seconda domanda è sì, noi abbiamo attivato le procedure necessarie agli accertamenti preliminari concernenti quegli uffici, così come ogni qualvolta vi è una vicenda analoga. Credo che sia assolutamente condivisibile l'impostazione che ha dato il Presidente del Consiglio su questo punto. Altre domande? So che qualcuno chiedeva se il decreto legislativo che reca misure volte a ridurre i costi di installazione di reti di banda ultralarga è approvato in via definitiva preliminare. No, preliminare, adesso va ai pareri delle commissioni parlamentari, quindi tornerà poi al Consiglio dei Ministri dopo il parere delle commissioni parlamentari. Grazie a tutti, arrivederci.